questa mattina siamo qui a Tavernelle davanti alla Casa della Salute per sostenere e supportare l'iniziativa dell'Unione dei Comuni, una proposta che ovviamente tiene conto delle criticità e delle opportunità per questo vasto territorio e che tiene conto dei problemi della pandemia e che ovviamente va a rafforzare quella che è la medicina del territorio e l'assistenza domiciliare. E il diritto alla salute è un diritto che noi intendiamo difendere fino alla fine e quindi continueremo poi nelle prossime settimane anche a fare altri presidi negli altri comuni del Trasimeno. Siamo qui al centro di salute di Tavernelle, comune di Panicale, per lanciare una grandissima iniziativa in tutto il territorio del Trasimeno, la difesa della sanità pubblica. Partiamo da qua, partiamo da questo centro salute perché il nuovo piano regionale prevede un sostanziale smantellamento della sanità territoriale. Saremo sulle barricate anche negli altri comuni del territorio, quindi in tutto il Trasimeno e Quarciano compresa faremo la stessa raccolta firme per difendere la sanità territoriale del Trasimeno che tutti ci invidiano e che con tanta fatica abbiamo sostenuto in questi anni. Vi invitiamo quindi a venire a firmare per la difesa della sanità pubblica al Trasimeno e in Umbria. Siamo qui oggi davanti al centro di salute di Tavernelle come Partito Democratico del Trasimeno in appoggio alla raccolta firme promossa dall'Unione dei Comuni per avere la miglior sanità territoriale possibile per il Trasimeno, in difesa di quella che è sempre stata una eccellenza e per difendere la miglior sanità possibile per tutti i cittadini del comprensorio. L'iniziativa di questa mattina si è chiusa molto positivamente con la raccolta di centinaia di firme a sostegno della proposta di sindaci del Trasimeno per una sanità pubblica, universale e territoriale.